Allora, Fuchina, andiamo a lavorare stasera? Andiamo nel tartaro. Va bene, ci vediamo al solito posto allora. Informerò gli altri, ci vediamo lì. Brava. E il tartaro, guarda guarda, è cambiato. E abbiamo altre due nuove carte. Imperatore e imperatrice. Esatto. La carta che ho in mano sta reagendo. Però in teoria dovrebbe essere due. Vabbè, in realtà sì. Quando abbiamo vinto ne abbiamo vinta una. Sono state aggiunte alla mano arcana. L'imperatrice. Resistenza, agilità e fortuna delle persone possiedi aumentano di due. Interessante. Lui invece forza e magia. Trovarle tutte e due ti aumenta di due tutte le statistiche, insomma. Ok, si può fare. Dunque, dobbiamo decidere la squadra. Io toglierei un attimo Yukari e farei tutti gli altri per ora. Purtroppo la questione dei livelli mi sa che è singola. Purtroppo per livellare tutti dovremmo usare tutti. Magari a un certo punto togliamo lei e facciamo cambio con Yukari, vediamo. Tra l'altro lei è già in verde. Chissà come mai funziona. Dobbiamo capirlo come funziona sta cosa, eh. Fuka, portaci in alto. Giusto per non essere troppo sbilanciati, no? Esatto. Certo, certo. Come vuoi tu. Ovviamente non la lasciavamo di certo da sola. Ho già fatto, non preoccuparti. Brava. Quindi, dal 42esimo piano. Ehi, un momento. Voglio parlarti di una cosa che ho scoperto usando la teurgia. La teurgia si può usare in qualsiasi momento. Chi la usa deve prima raggiungere un picco di emozioni. In altre parole, la teurgia si può usare solo dopo aver accumulato abbastanza potere. Inoltre, il modo di accumulare questo potere varia da persona a persona. Ok, ecco perché Mitsuru ce l'ha già in verde e noi no. Vabbè che noi ci servono determinate persone per attivarlo. Però, per esempio, Junpei e Akiko non ce l'hanno ancora attiva. Kirijo-senpai lo accumula quando infligge alterazioni di stato ai nemici. Ok. Mentre Yukari-chan quando guarisce qualcuno. Prova variazioni per capire come funzionano i tuoi compagni. La teurgia è molto potente, cerchiamo di sfruttarla il più possibile. A sto punto se mi dicevi anche cosa faceva Junpei e Akiko era meglio, no? Anche Fuka la barra di teurgia quando è piena attiverà la teurgia durante il turno di un membro del gruppo. La barra smetterà di riempirsi quando subirà l'alterazione e dimezzerà quando finirà il KO. D'accordo. La tua teurgia, dopo aver effettuato un colpo critico. Ok, è abbastanza particolare. Mentre lui, dopo essersi rafforzato, quindi quando aumenta le sue statistiche, può usare la teurgia. D'accordo. Mi chiedo se però, tipo, i vari auto che aumentano tutte quante le statistiche del gruppo funzionino anche su di lui a questo punto. Se gli aumenti la teurgia. Purtroppo al momento non abbiamo granché. Come va la salute? Siamo appena entrati. Vabbè, però ora abbiamo abbastanza chiavi per aprire anche questo forziere. Ah no, fermi tutti, col cazzo che lo apriamo questo. Questo qui è il vestito per Junpei, no 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 no. Non sprechiamo chiavi inutilmente, aspetta. L'area finisce qui, c'è un vicolo cieco. Dovreste riuscire a proseguire però, potete controllare? Certo, ce l'ha già detto Elisabetta che possiamo. È qui, per favore, fai attenzione. Ecco fatto. Che schifo. Le chiavi vermi. Le scale vermiformi. Sembra che le scosse abbiano smesso. State tutti bene? Il percorso verso la scala si è aperto. Ora puoi avanzare. Non sappiamo cosa ci sia in attesa più avanti, quindi fai attenzione al proseguire. Qual è la prossima area, quindi? Mi sentivo impotente quando ero qui da sola. Ah, siamo ancora in arca, però. Non è una nuova area. Siamo ancora nella stessa zona di prima. E c'è un forziere da due. Vabbè dai, abbiamo un po' di chiavi, proviamo. Un gilet blindato, non male. Che splendida armatura. Suppongo sarebbe più efficiente di quella che indosso al momento. Sì, però fammela controllare prima magari. Anche perché quella che hai tu ti riduce i danni da fuoco. Riduce danni da perforazione. Boia, 97 di difesa al momento, non sarebbe male. Però meglio stare un po' più sulle difese elementali al momento. Sai qual è un buon equipaggiamento per Fuka? Robe che gli aumentano gli SP. Muori. Dunque, quando fa alterazioni di stato e lui fa solo attacchi fisici. Fantastico allora. Ok, però lui aumenta la teurgia quando fa alterazioni su se stesso, non sui nemici. Vabbè, meniamolo. Ok, bello resistente al fisico, eh.
Allo slash invece? Ok, lo slash possiamo colpirlo. Fuoco? Non sembra essere l'elemento da colpire. Luce? Neanche. E l'attacco aumenta. Porca troia, che dolore. E allora io ti riduco l'attacco. Ma ora quindi sei tornato alla normalità o sei in attack down? No, è tornato alla normalità, fantastico. Allora proviamo a infliggere malia, vediamo se funziona. No, mi sa di no. Ha funzionato. E siamo già in giallo, fantastico. Proviamo a fare Garula, vediamo se... Esatto, è quello giusto, maledizione. Ottimo. Dai che andiamo di mano arcana. Peccato. 838, non male. Ho curato la squadra ed è aumentata la nostra teurgia. Però tanto noi non possiamo usarla al momento. Aumenta gradualmente dopo aver evocato una persona. Cioè ogni volta che... Aspetta un attimo. Cadenza. Ok, so chi è l'altra. So chi è l'altra che mi serve. Mi serve quindi Orfeo e... Non mi ricordo come si chiama. Cacchio, 50% di HP non è male. Ci aumenta anche le statistiche, è vero. Però al momento tutte e due le persone sono deboli. E non mi va certo di sprecare soldi per evocarli e per potenziarli per ora che non sono ancora buoni. Se quella è secondo me esatto una buona... Ma aspetta, anche il KO funziona. Oh, come alterazione. Colpire anche le debolezze gli funziona. E allora lei deve rimanere in squadra, perché il momento in cui becca una debolezza è fatta. Stavo per dire, una buona tattica per una boss fight, secondo me, è avere già questi carichi e quando arrivi alla boss fight li usi. Poi ovvio che se hai modo di ricaricarli anche durante la battaglia, meglio ancora, però cavolo. Mi sono dimenticato di fare una cosa però. Appena troviamo un teletrasporto, però quelli multidirezionali, ritorniamo ai piani precedenti e mi rifaccio un attimo una risalita solo per avere un po' di mani arcane. Così da avere già un po' di impeto avanzato. Oh guarda, un'altra ombra potente. Ed è ancora la ruota, fantastico. Sai che quasi quasi adesso provo anche la sua teurgia per vedere com'è? Ok, vediamo com'è la sua teurgia. Anche se molto probabilmente lo uccidiamo. Vabbè, proviamoci. Figa, già l'introduzione è davvero carina. Ok. Molto bella. Molto bella come animazione. Ed è finito sotto zero, fantastico. Il che vuol dire che ora ogni colpo è critico. Vabbè, Junpei ha fatto un critico a prescindere. Ah no, forse proprio perché era ghiacciato ha fatto il critico, è vero. Bravo Junpei che ci ha fatto ottenere la mano arcana. Ok, anche Akiko è salito di livello. E c'è già un teletrasporto, ma è quello monodirezionale. Potremmo anche usarlo, però non ci conviene per ora. Boss fight? No, aspetta, che scemo. Mi sono dimenticato. Di nuovo, tra l'altro. Sai cosa? Abbiamo riavvolgi. Facciamolo, sì. Vabbè, abbiamo fatto due piani, non abbiamo perso chissà cosa. Meno male. Andiamo all'escapade. Divinazione dell'anima. Ah, quindi rarità azzardo. Aumenta la probabilità che i nemici diventino rari o più forti. Aumenta il tasso di carica della teurgia. Ok, non è granché. Però già questi due sono meglio. Questi due sono meglio perché aumenta la quantità che siano rari oppure più forti. Il che vuol dire che in entrambi i casi ci guadagniamo di più. Anche se nel secondo vuol dire avere anche più probabilità di avere più difficoltà nelle battaglie. Però sono tanti punti. D'accordo, iniziamo dal primo. Aumenta la probabilità di incontrare ombre rare. Ok, così posso ricominciare la mia scalata e farmi un po' di impeti arcani. Sembra che affronterò un avversario ricoperto d'oro. Potrei incontrare un nemico raro. Uno solo, quindi. Ecco, è questa l'altra persona che dobbiamo usare con Orfeo, Apsaras. E onestamente Orfeo non sarebbe una cattiva idea da avere. Ovviamente quando lo potremmo ricostruire meglio. Perfetto, e la prima carta è già apparsa. Agilità, fortuna e resistenza. Ed ecco qui l'ultimo impeto arcano. I danni d'assalto aumenteranno, fantastico. Impeto dell'arcano. E le carte salgono di livello. Perfetto. Ora possiamo uscire da qui e avanzare da dove ci siamo lasciati. Tra l'altro c'era una mano d'oro ma nessuno me l'ha detto. Perfetto, andata. 926 punti esperienza, minchia.
Io... Mica male. Peccato che siamo divisi fra quattro persone. Perfetto. Ora che abbiamo anche l'impeto arcano e i vari bonus annessi, farci questa parte sarà già molto più semplice. E anche le varie mano arcane saranno molto più facili. Rispetto a persona 4, grazie al fatto che possiamo correre, è molto più semplice inseguirle. Con annessa mano arcana. 3215 punti esperienza, sti cazzi. Sento di avere più potere di prima. Altri soldi che ci entrano in tasca. E anche Fuka sale di livello. Analisi completa e disturbo. I nemici non si accorgono della tua presenza fino al prossimo combattimento piano. E posso quindi usarla, è un'abilità. Aumenta dopo aver analizzato un nemico. Conferisce un effetto positivo casuale a tutti gli alleati. Vabbè certo, così a caso. Va bene. Però in realtà guarda che non è male. Certo, 35 SP per vedere le debolezze di un nemico è un costo, perché devi tenere conto anche dei suoi adesso. Fascia mega fortuna. Tieni Fuka. Però a questo punto mi viene il sospetto che in realtà Fuka non faccia nulla di casuale. Alla fine lei è diventata un personaggio non giocante ma utilizzabile. Il che vuol dire che al di fuori delle abilità attive che puoi usare non dovrebbe attivare nulla. A quel punto la mega fortuna potremmo... siamo arrivati già a un piano. Fai attenzione, dovrete affrontare un altro guardiano, non sarà uno scontro facile. Potete farcela però, farò del mio meglio per supportarvi da qui. Grazie all'analisi completa posso fornirvi all'istante un'analisi dettagliata delle debolezze nemiche. Sarò pronta anche a usare teurgia, spero che possa esservi utile. Bene, ci siamo, fate attenzione, buona fortuna. E ricordate, sono sempre pronta, basta un cenno. Quando la barra della teurgia di Fuka è al massimo e il tuo turno del gruppo, premi questo per attivare la sua teurgia oracolo. Ok, già l'abbiamo letto prima, ti ringrazio. Torniamo indietro. Così già facciamo un salvataggio. Faccio una lotta, faccio curare lei, così c'ha già la teurgia anche lei pronta. Però vabbè, volendo la può già fare tra poco, di sicuro. Gli angioletti mi sanno tanto di deboli al fulmine. Scopriamolo. È un avversario forte, assicurati di essere pronto prima della battaglia. Andiamo. Restate allerta, non conosciamo i poteri del nemico. Basta aspettare un turno e li scopriamo. Oracolo, eh? Non mi conviene avere già qualcosa a caso per adesso. Aspettiamo. Aspettiamo il prossimo turno e vediamo. Qualcuno debole al ghiaccio? Perfetto, nessuno dei tre. Poi, qualcuno debole all'elettricità? Perfetto, lo sapevo. Quindi tentiamola con il fuoco. Diamogli anche un pugno a sto punto. Tanto vale provare. Ok, ok, si sono già rialzati. Attacco aumentato, bastardo. Allora, che ne dici di tornare a terra? Perfetto. Non sembrano abbastanza forti, però dobbiamo un attimo tentarla. Quindi danno leggero a tutti i nemici, che così quelli rimangono a terra. Perfetto. Proviamo anche col vento, anche se non penso. Infatti, resiste a tutte le magie, mi sa. Cacchio, no, questo evoca, che palle. Allora, resiste al ghiaccio, al vento, respinge l'elettrico. Analisi. È debole solo all'oscurità. Beh, fantastico. Mitsuru fa un sacco di danni. Fa veramente un sacco di danni. Se glieli boostiamo o se addirittura riusciamo a tirare su un critico con tutti quei colpi, secondo me se la cava mica male. Vai tu. E ce l'ho un attacco oscuro? Oh no, magari. No, troppo. Così sarebbe troppo. Cacchio. Non ho portato nessuno che fa danni oscuri. Tiriamoli giù. No vabbè, così sarebbe troppo. Onestamente va bene avere tutto, però così sarebbe esagerato. Tu invece curaci, che così teurgia aumentata. Perfetto. Che male. Lo so che sono fantastico. Ho schivato mica male, Ma un colpo critico, ragazzi, dai, qualcuno. Qualcuno che mi critta. Bravissimo, nel momento più sbagliato, però vabbè che no, effettivamente le boss fight non mi danno le mani arcane, ora che ci penso.
Bravi tutti che siete saliti di livello. Tu che cosa prendi? Susukaja, che aumenta la precisione e l'illusione, d'accordo. Tu bufula, quindi danno medio a un nemico. Ah, basta, perfetto, va benissimo. Non posso abbassare la guardia, soprattutto contro i guardiani. Non ti ho mai visto farlo, nemmeno al dormitorio. Durante la missione a notte fonda non ti ho mai visto appisolarti, nemmeno sbadigliare. E il giorno dopo sei già pronta con la tua tazza di tè in un quarto d'ora prima di andare a scuola. Sei molto attenta. Non dire, quando si vive nello stesso dormitorio alcune cose saltano all'occhio. Quando ci si abitua diventa una cosa naturale. E poi, non vi darebbe fastidio se me la prendessi comoda? Dopotutto, vi sto chiedendo di fare l'impossibile durante le attività del club. Beh, oddio. Sì, chiedendo... C'è qualche problema? No, niente. Io mi chiedo se avanzando nella loro questline o comunque nella storia, prima o poi qualcosa di loro scatti. Lei effettivamente le dirà, sì, qualcosa mi dà fastidio, oppure se se la terrà per sé dall'inizio alla fine. O al massimo lo confiderà a noi e basta. Avanti, leader, abbiamo vinto, diamoci una mossa, il tempo passa. Lei... non gli piace la senpai, questa è una realtà ormai, e si sa. Anime da masticare. Però così, boh, sembra anche peggio, onestamente. Non lo so, stivaletti da box serviranno ad Akiko, immagino. Agilità e delusione al ghiaccio. Beh, oddio, mica male. Alla fine è di un'illusione di uno più bassa e due di agilità, ci sta. E ti direi di portare anche Junpei. Dobbiamo fare un po' tutti quanti, purtroppo, in questo gioco. Lascerei giù Akiko o Mitsuru. No, forse lascerei giù lei, sai. Oh, giusto, le richieste. Dovrei aver abbattuto abbastanza ombre adesso. Esatto. Catena di perline. Quindi ora 800 ombre e siamo a 689. Dobbiamo aprire altri forzieri. La polvere dell'anima ora come ora è droga, cioè nel senso ci serve. E ora che abbiamo un sacco di chiavi, non mi devo neanche spaventare di utilizzarlo l'orologio. Certo, non dobbiamo abusarne, non dobbiamo sprecarne, però abbiamo la libertà adesso di poterlo usare un po' più tranquillamente. Certo, se si potessero farmare un po' più di chiavi, al prossimo piano, ragazzi. Siamo ancora però ad Arca, eh. Ammetto che pensavo saremmo andati già da un'altra parte, invece no. Oh, Alkogan, ciao. Però è debole all'elettricità, perfetto. Alkogan, mi dispiace, ma ti dobbiamo ammazzare. Minchia, con un colpo, grandi. E sale di livello anche Fuka, bravissima. La zona è nostra, vuoi mandare qualcuno in avanti scoperta? Vai pure, Yukari. Ha già aperto tutto, andiamo al prossimo piano. Ho dato una rapida occhiata più avanti. Tieni, ho raccolto qualcosa mentre già che c'ero. E c'è un'ombra potente che direi di andare a fare. Ora possiamo salire al 50° piano, ma abbiamo ancora molta strada da fare. Bravo Junpei che ci fa ottenere un'altra mano arcana e prendiamo altri soldi. Altro forziere dorato, questo deve essere bello. Ametista, va bene, non fa schifo almeno. Ma il poliziotto non si chiede ogni volta che gli vendiamo la roba, dove cazzo le prendo tutte queste cose? Vabbè che lui ha detto vi aiuto senza fare domande e tutto il resto, però cacchio, ogni volta gli portiamo quintalate di pietre preziose della serie. Ragazzi, dove cazzo l'avete trovato tutte queste pietre? Che mi avete rubato? Una miniera? Mano arcana gratuita e a questo giro tutte le statistiche aumentano all'inizio della prossima battaglia. Non male. Mi chiedo se questa funzioni anche con Akiko e aumenti la sua teurgia. Sai che quasi quasi la proverei? Adesso ovviamente siamo fuori dalla battaglia, è come la cura di Yukari, non funziona. Però magari nella prossima battaglia si attiva in automatico. E se si attiva già in automatico e noi quando saremo più avanti del gioco avremo tutti i vari auto che aumentano le statistiche a tutta la squadra. Beh, avere lui in squadra e averlo sempre quasi pronto ad attivare la sua teurgia sarebbe mica male, sai? Scopriamo se si attiva. Ok, si è attivato, ma ovviamente non contava, perché deve essere un'abilità attiva che lo appunto attiva. Se lui si aumenta adesso la statistica, la sua teurgia aumenta. Esatto, non è ancora abbastanza, però già il 5 di denari, iniziamo ad aumentare qua, eh. Vabbè che in realtà guadagniamo sempre la stessa cifra, però, eh. Ecco, questa è una cosa che ti giuro non riesco a capire. Più aumenta la quantità delle carte, però i bonus sono sempre gli stessi. Non capisco se è normale. Ho guadagnato praticamente la stessa cifra dentro una cesta. Non capisco se è normale o se è una svista di gameplay a questo punto. Gemma de Kaja.
Ma quante gemme che ci sono in questo gioco? Cioè, c'è una gemma che fa praticamente ogni singolo effetto magico. Va bene quelle dei danni, perché esistevano anche nel 4 e nel 5. Però c'è la gemma che ti cura dall'alterazione di stato, la gemma che ti fa l'aumento della statistica. Mi chiedo se la sua teoria ci aumenti anche gli SP. Quasi quasi sai che la tenterei, ma la voglio tenere per il boss, onesto. E vedi, 5 di bastoni, 5 di coppe. Però gli effetti sono sempre quelli. Però io non vedo un grande bonus nell'esperienza, come neanche nei soldi. Io però ho finito gli SP, incredibilmente. Ma, per questa evenienza, mi sono strarifocillato di una cosa. Il Mad Bull, 5 SP, per carità. Ne abbiamo 21, ogni volta che è disponibile io vado a comprarlo. Te, l'avrò consumati tutti, ma non me ne frega niente. Piuttosto che usare gli altri oggetti che ci danno molti più SP al momento, va benissimo così. Goccia dell'anima, perfetto. C'è un nemico potente al prossimo piano, fate attenzione. D'accordo, Fuga. Bravo Junpei, che ci fa ottenere un'altra mano arcana. E soldi oppure Tamli. Va bene, soldi. Allora, devo essere onesto, credo di aver capito come funziona il sistema delle carte. Credo che aumenti la quantità di tutto quanto in base al piano, non in base alla carta. Perché non è possibile che una carta di 5 di denari mi dia la stessa quantità di una carta di 3 o 4 di denari. Però adesso con un 4 di denari abbiamo ottenuto quasi 3000 yen, il che vuol dire che salendo di piano guadagniamo di più. È normale, per carità. Però, cioè, sembra che con 5 di denari tu debba ottenere molto di più, e invece no. Porca troia, Junpei, grande! Il 10% è riuscito ad attivare. Mano arcana e 5, ok. 5 di spade. Allora, ecco, le spade sono le uniche cose che effettivamente si vede che aumenta, perché più aumenta la qualità della carta, più otteniamo cose che prima non avevamo. Ed effettivamente mi serve insegnare a qualcuno un attacco di ghiaccio. Diarama. Ripristina moderatamente gli HP di un alleato. Non male. Mi sa che il teletrasporto è dopo la boss fight, sai? C'è un nemico potente più avanti. Fai attenzione se intendi affrontarlo. Ok. Siete sicuri di non essere stanchi? Cercate di non strafare, ok? Se l'energia scarseggia potete tornare indietro. Hai ragione. E infatti facciamo un piccolo change. Al posto di lei mettiamo Mitsuru. E siamo tutti quanti pronti per la teurgia. Però tra non molto possiamo fare anche Arsene. Getsuei, danni maggiori se vicini alla luna piena. Va bene. Sti poteri un po' così a cacchio di cane. Io spero davvero che più avanti Elizabeth ci abbassi il costo delle persone. Certo, ora come ora riesco a cavarmela, perché bene o male riesco a gestire tutta la quantità di denaro che abbiamo e che spendiamo. Però allora, al Kogan non lo so. Lei dovrebbe fare attacchi di fuoco, se non vado errato. Andiamo. Se non vado errato, lei faceva gli danni da fuoco. Tutti pronti? Ci faremo strada con la forza. Intanto al Kogan, vieni bello, vieni. Ovviamente la cosa migliore sarebbe tentarla, però sai che ti dico? Facciamolo. Vediamo. Vediamo com'è la sua abilità. Bello, tutte le statistiche, fantastico. E allora, prima la tentiamo. Prima tentiamo tutti quanti gli elementi. Ok, blocca l'elettricità, fantastico. Tu prova col ghiaccio. Blocca. Ulla, che culo. Fantastico, l'abbiamo bloccati istantaneamente. Allora fai di critico tu. Grande. Non mi ricordo se l'elettricità si passa da uno all'altro. No, però intanto. Ma sai che quasi quasi. Ma sì, vai. Vai Junpei, è la tua ora di splendere. Ed è caduto un'altra volta. Allora, carino. Però sta stronza regge. Sta stronza regge mica male i colpi, eh. Quindi proviamo con la luce. Proviamo con la luce. Blocca tutti gli attacchi magici. E io sai che ti dico? Io continuerei a tirare giù i due aiutanti di Babbo Natale qua. Ma tu ancora niente? No? Oh, vai per favore.
Immaginavo, e a questo punto... Perfetto. Mi chiedo se chiamerà aiuto, sai? Mi chiedo se chiamerà aiuti. Ci ho sperato in un critico, Suono inquietante, aia. L'angoscio ci abbassa gli attacchi di tutti. E allora io ti mando in confusione, vediamo se funziona. Hai aumentato l'aria stagnante per cosa? Cretina del cazzo, cosa credi? Che valga solo per te la cosa? Io nonostante tutto ancora i danni li faccio. Junpei, mi serve un critico, Mamma mia. Sapevo che Angoscia non avrebbe avuto senso farlo su di lei. È molto meglio aver fatto la confusione. È stato molto meglio usare la confusione. Le statistiche, che palle. Stavo per dire, si è curato dalla confusione, dall'angoscia. Non fa niente. Siamo ancora in vantaggio noi. Siamo ancora in vantaggio. E brava Mitsuru. Bel calcio comunque. Vai, Junpei, è il momento di finirla. Grande, Junpei. Così la teologia aumenta piano piano. È stato facile. Questa è stata molto facile. Abbiamo avuto veramente tanto culo sul fatto che subito si sono congelato e fulminato l'altro. Punto. Guardiano eliminato. Non rilevo altre ombre nelle vicinanze. Ricevuto. Forse possiamo riprendere un po' di fiato ora. Oggi sembri felice, Mitsuru. Provo a indovinare. Hai accumulato troppo stress mentre eri bloccata nel ruolo di supporto. Per niente. Stavo solo pensando al senso di affidabilità che emana Yamagishi-san. Davvero? La connessione è stabile, rilevi con precisione la posizione delle ombre. Sei proprio ciò di cui abbiamo bisogno. Non trovi anche tu, Star? Preferisco la tua voce. Sei di grande aiuto, dai, facciamo le brave persone. Stai esagerando. Al momento cerco solo di stare al passo con tutti. Però farò del mio meglio per non deluderti. Brava ragazza. Ora che siamo tutti riposati, proseguiamo? Ok, vi copro le spalle. Potete muovervi appena siete pronti. Se per esempio Kiko adesso non c'era, il dialogo funzionava lo stesso che magari lui parlava dalla radio oppure no? Ok, intanto forziere gratuito. Maglia muscolosa. Aumenterà i danni. Vediamo il forziere da 3. Spero sia l'arma quella che voleva Elizabeth. Vediamo. Perfetto. Onimaru Kunitsuna. Sembra più forte dell'arma che sto usando. Vai subito allora. Bella. Oh, ma tutte le spade che troviamo dentro i dungeon sono strafiche. Quelle che troviamo fuori sono spade normali. Quelle che troviamo qua dentro sono tutte quante ninjato, katane. Vediamo se ha qualcosa di speciale. Alterazione casuale. Oddio, mica male. 99 di difesa. Onestamente, ora come ora, siamo noi che dobbiamo gestire le nostre difese. Se moriamo noi è la fine. Se muoiono gli altri si può sistemare. Torniamo un attimo da Elisabetta. Li facciamo vedere la spada. Ecco qua, completata. Ecco la tua ricompensa, potenzia chance di critico. Va bene, non è male. Appena possiamo la duplichiamo, perché non sarà molto, ma è già qualcosa. Una mano d'oro, perfetto. Non sarà molto neanche lei, perché tanto sicuramente sarà molto resistente, però andiamo a prenderla comunque. Bastarda. Presa. Dai, tentiamola. Ah, però cavolo. Ah, però aspetta, ha detto che le teurgie ignorano le difese. Ok, noi gli abbiamo fatto tantissimo, ma non male. Gli abbiamo fatto un bel po' di danno, almeno. Uccidila, Junpei! Manca poco, manca poco, ti prego. Almeno tu falla finita. Bravo, dai che sono punti questi, sono punti in più. Perfetto, anche la mano arcana. Soldi. Allora, posso dire, il sistema qui di... delle carte... è inferiore a Persona 4. È molto più strategico. Però Persona 4 era molto più giusto nelle ricompense. Punto. Cioè, nel momento in cui uccidevi un'ombra dorata sapevi che già ci guadagnavi. E ottenendo anche la carta sapevi che potevi guadagnarci ancora di più. Qua non vale la candela uccidere un'ombra dorata, se non per i punti esperienza. E quando infatti uccidi quella e se ti esce la carta, prendi quella dell'esperienza, punto. I soldi con le ombre dorate non valgono la pena. Vai tu, Mitsuru, vai. Lascia fare a me, niente paura, vi farò strada. Vai pure. Ottimo, ci siamo riuniti. Io sono già andato avanti per la ricognizione. Ho anche trovato questo, fanne buon uso.
Niente di eccezionale, ma ti ringrazio. Corsiere dorato. Ulla, ombre nuove. Aquila oscura. Mi chiedo che cosa dovremmo usare. Io intanto inizio a menarli. Vediamo se funziona. Sì. Perfetto, dai. E mano arcana sia. Al momento, dai. Cacchio, ma questa cosa non mi piace, davvero, lo dico col cuore. Uccidi un'ombra d'oro, 4 di denari, 2200 monete. Uccidi un'ombra normale, 4 denari, 2900 monete. Secondo me dovrebbero patcharla. E onesto, forse dovrei vedere se l'hanno già fatto. Dopo provo a fare un salvataggio e vedo se c'è già una patch, perché onestamente a me sembra poco equilibrato il quantitativo di premio che ottieni, sai? Io vado ancora di soldi, onesto. Potrei prendere l'esperienza per le singole persone, tipo Zaukoten, ma secondo me più avanti troverò un modo per livellare tutti in modo facile. Ecco, magari Persona 5 semplifica questo meccanismo con la possibilità, ovviamente tramite Confidant, di ottenere punti esperienza per tutti quanti i membri della tua squadra e ovviamente anche per tutte le tue persone. Però sia questo che il 4 hanno purtroppo il sistema alla Pokémon, ovvero quella che c'hai e quella che livella. Punto. Rilevo minacce di alto livello su uno di questi piani. L'intera zona pullula di nemici forti. Rilevo un grosso numero di nemici più avanti. Ok. La madonna. Vabbè, penso di potermela cavare, sai. Senza problemi. Anche se deviassi, è improbabile che riesca a evitarli del tutto. Ce la caveremo, abbiamo Fuca. Apprezzo la tua fiducia, ma io mi limito a rivelare i nemici. In realtà potrà essere d'aiuto. Userò la mia abilità disturbo. Sì, grazie, questa già la sapevamo. L'ho scoperto da solo. Non è efficace contro certi nemici. Disturbo estorisce i sensi nemici, rendendo più difficile il tuo rilevamento. In altre parole, i nemici non dovrebbero attaccare nemmeno se entri nel loro campo visivo. Non funzionerà sempre con tutti i nemici, ma per questi, aiutami Lucia. Ah, già. Oh, vabbè. Onestamente, sti cazzi, io vado ad attaccare perché è quello che bisogna fare. Vedo degli attacchi di fuoco. Beh, danza sexy, aia. No, Akiko, che è l'unico che fa le mosse. Porca troia. Congelalo. Bello resistente è il serpentino. Dobbiamo curarlo dall'alterazione perché vorrei evitare che lo curasse, sai. Non abbiamo, però abbiamo Gemma Patra, quindi vai. La pagherai per avermi fatto questo. Oh, ma guarda chi è atterrato, pensa un po'. Bravo Junpei. Ah, ci ho sperato in una mano arcana, però 1200 punti, cavolo. Ne sono valsi tutta la pena di questa lotta. Io ringrazio Fuca per il tentativo di aiutarci, però... Mano arcana e... Potenzia vento, non male. Cavolo, per un bel po' di soldi non sarebbero male neanche... Vabbè, potenzia vento lo otterremo, cavolo, però... Tanto comunque abbiamo ottenuto un bel po' di punti esperienza. E la madonna, ma tutto il piano è pieno di ombre forti, cavolo. Vabbè che sono punti esperienza, per carità, eh. E sono sempre il serpente, quindi... Vai, congelalo e uccidilo. Bravi, tutti che salite di livello. Maraghi, bravo Junpei. Ok, ne è rimasta solo una. Fino ad ora solo una volta non abbiamo completato il piano del Tartaro. Ovviamente a inizio game, quando non avevamo cure, non avevamo SP, eravamo solo in tre. Ci può stare. Ora bene o male, fra 5 compagni, i danni che facciamo, gli oggetti che non sono neanche quelli granché che abbiamo, riusciamo a gestircela già molto più facilmente e riusciamo anche a fare molto più danno. E saliamo anche noi per le scale invece. Homunculus è sempre ben accetto. Gli Homunculus, se si possono farmare da qualche parte, sai che un giretto in più me lo farei. 3200, cioè guadagno più soldi dentro le ceste che uccidendo i nemici. 3580 yen, ok. È esattamente come dicevo. Più saliamo, più guadagniamo. Non è in base alla carta. Per qualche arcano motivo il numero sulla carta non vale letteralmente nulla. Io l'ho detto, appena riusciamo provo a uscire dal gioco e vedo se c'è un aggiornamento, perché a me sembra strano. Onestamente, se però in un Persona 6
mi rimettono questa cosa delle carte, ti giuro che mi piacerebbe un sacco. Perché Persona 5 aveva delle belle idee, però questa cosa delle carte io l'ho adorata. Soprattutto il sistema del 4. Il sistema del 4 era... mi è piaciuto molto di più rispetto a questo. O anche probabilmente a quello originale di questo qui. 60.000, dai, abbiamo recuperato un bel po' di quello che abbiamo speso in questi giorni. Ok, il cavaliere senza testa. Faremo attenzione, Fuka. Sarà uno scontro difficile, serve la massima cautela. Mettetecela tutta, basta una parola e vi supporterò con la teurgia. Un attimo, rilevo un altro segnale. C'è un altro piano di confine tra 9 piani. 9 piani. È ancora lontano, prima concentriamoci su ciò che abbiamo davanti. E onestamente sai che mi porterei forse al posto di Junpei Yukari, perché così se abbiamo bisogno di una cura almeno ce l'abbiamo già. Salviamo. Sono contento che per adesso non abbiamo ancora neanche dovuto usare l'orologio, che per carità è lì, le chiavi ce le abbiamo, ma abbiamo anche gli strumenti che possiamo usare tranquillamente. Certo, è vero, gli strumenti li dobbiamo usare con cautela tra un piano e l'altro. Quando troviamo l'orologio scendiamo qui, possiamo usarlo tranquillamente. Ma io credo che ce la stiamo cavando tranquillamente per ora. E infatti ti direi che questa goccia dell'anima la do proprio da Kiko, nel caso servisse. Un avversario forte, assicurati di essere pronto prima della battaglia. Andiamo. Sì, sono il cavaliere. Se non hai intenzione di spostarti, ci penseremo noi. Molto carino. Sai che quasi quasi sì, dai. Visto che tanto i prossimi piani di confine sono tra 9 piani. Sai che onestamente preferirei che mi ricaricasse gli SP, eh? Onesto, Fuka, preferirei. Ok, non resiste ai danni fisici, ci ha diminuito la precisione, quindi torna normale. Proviamo col ghiaccio. Ok, forse non ha particolari né difese né resistenze. Già come sta andando... Ok, no, resiste al vento. Perfetto. Proverei giusto per causa anche la luce. Vediamo se funziona. Ok, blocca la luce, fantastico. Proviamo l'elettricità. Ok. Pioggia di frecce. Ok, non fa così male. Non fa così male. Rimarrebbe solo il fuoco. No, non mi conviene. Proviamo lo slash. Ok, non resiste agli attacchi, quindi neanche alle frecce, perfetto. È rimasto fuori solo il fuoco, tentiamola. Guapo, Aguilao. No, non è debole al fuoco. Peccato, peccato, d'accordo. No, non credo sia debole all'oscurità. Quindi andiamo e meniamo forte e basta. Dovrei provare col ghiaccio a vedere se riusciamo a congelarlo. Se riusciamo a congelarlo già possiamo fare un bel po' di critico. No, non penso di infliggergli la confusione, però ci proviamo. Mancato. Non l'ha bloccato, l'abbiamo solo mancato. Ok, io continuerei a menare forte e basta. Finale tragico. Speravo qualcosina di più nei danni, ci ho sperato. Teurgia, che tanto a Kiko bene o male forse ce la facciamo più facile a ricaricarlo. Ma anche Mitsuru. Beh, oddio, anche lei. Lei basta che cura in battaglia ed è easy. Attacco aumentato, vai anche tu. Forse non dovrei sprecarli tutti quanti così, però onestamente per adesso li ricarichiamo facili. Mitsuru basta che metti un'alterazione. Yukari, esatto, che cura. Sai che quasi quasi esatto, non lo spreco neanche. Adesso è critico, è un critico assicurato. Perfetto. Assaltiamo. Ucciso? No, è ancora vivo, peccato. Però gli abbiamo tolto un bel po' di vita. E vabbè, noi purtroppo... esatto. No, aspetta. Non ho bisogno delle persone nella squadra. Ma io pensavo che per usarla mi servissero. Sai che allora proverei, scusami un attimo.
E io pensavo che avevo bisogno di loro nella squadra per attivarla. Yes, è esattamente come pensavo. Se gliela aumentiamo, a prescindere che siamo noi o lui stesso, si aumenta la sua teurgia. Perfetto. Cacchio, io pensavo che avessimo bisogno delle persone adatte per poterlo... Aia. Porca troia, Yukari. Visto che tanto siamo gli unici al momento che possono fare qualcosa. Riportala in vita, sta deficiente. Tre critici ci sei beccata in faccia, brava. Vabbè, ascolta. È il momento di farla finita. Ah, è vero, cavolo, se muori ti si dimezza la teurgia. È vero, è vero. Mi ero dimenticato di questa cosa. Vabbè, è stato un buono scontro, abbiamo imparato un sacco di cose nuove qua. Bravo Principati, schiva elettricità. E ti manca solo un'abilità, Mama. Sale di livello Akiko, che apprende Diarama. Ci sta, mi piace che il suo personaggio sia una persona che dovrebbe combattere però ti cura anche. Molto versatile. Suono inquietante. Angoscia, ottimo. Mi chiedo se fra le sue abilità Mitsuru abbia aria stagnante o simili. Tra l'altro ho appena notato che lei è in dual wielding. Ha uno stocco e una daga. Ha giocato a Dark Soul lei. Bravi tutti. Molto bene, Star. Le indicazioni erano giuste e hai mantenuto la freddezza contro un nemico potente. Puoi scommetterci. Tre giochi di persona mica ti temprano per niente. D'accordo, grand'uomo. Credo che siamo in buone mani. Grazie e complimenti. Bene, è ora di muoverci. Occhi aperti. Andiamo a prenderci forzieri, torniamo indietro e ti direi che ci curiamo a questo giro. Una soma? Bella la soma. Forziere da tre. Spero sia un'arma decente o che non sia un costume. Arco audace. Perfetto. Sì, vai pure. Fa vedere. Bello. Sembra quello dell'evoluzione finale di Akechi. 114 angoscia media. Porca miseria. Non male. Questo invece abito da sera. Oh, fuck. Abbiamo sprecato di nuovo tre chiavi. Vabbè, non importa, non importa. Abito da sera per chi? È per Akiko. Beh, più che da sera sembri un cameriere, Akiko, eh. Poi andremo a prendere anche quello per Junpei. Quanti piani avrà il tartaro? Se dovessi sparare 200, 300. No, la via di mezzo forse, 250, 300. Più, secondo me, più avanti sbloccheremo il sotterraneo. Deve per forza esserci un sotterraneo, secondo me. Sai cosa? Userei le chiavi, ma prima di usarle voglio vedere se ci cura anche chi non è in squadra. In questo caso Junpei. Abbiamo aperto 150 forzieri e il premio è polvere dell'anima, che al momento, come dicevo, è ottimo per noi. Tunk, tunk. Ah, così? Mi aspettavo qualcosa di un po' più... Perfetto, tutta la squadra. Certo, Junpei era quello un attimo meno bisognoso al momento, però tutti gli altri sì. Sette chiavi non è neanche terribile come spesa. Andiamo al prossimo piano. Ci mancano quindi 9 piani per la prossima zona finale. Al piano 69. Schifosi. Se c'era Junpei adesso facciamo una battuta squallida. Per la prossima boss fight vorrei fare un cambio della musica. È una stupidata che vorrei fare solo per ascoltarmi la canzone. Niente più, niente meno. Cioè, quindi la teurgia per noi in realtà è molto più semplice da usare. Abbiamo una vasta selezione di teurgie che possiamo usare veramente in una maniera troppo facile. Oddio, questo piano è enorme, vero? Immagino che per esplorarlo tutto ci vorrà un bel po' di lavoro. Oh, devo dirti una cosa da parte di Kirijo Senpai. Ha detto che nel tartaro appare il mietitore. Appare? Perché il mietitore noi sappiamo chi è. Sembra che sbuchi dal nulla per dare la caccia senza sosta. E se riesci a prenderti, immagino che tu sappia cosa è famoso il mietitore. Forse vuole sbarazzarsi di noi perché non apparteniamo al tartaro. Ah, se resti troppo a lungo nello stesso piano, il mietitore è un avversario temibile, cerca di evitare lo scontro e raggiungi al più presto il piano successivo. Non ero certa dei dettagli, ma immagino che venga fuori se resti troppo a lungo in un piano. Contro di lui disturbo potrebbe non funzionare, se lo incontri scappa su un altro piano. Porca troia, quindi qua è meglio sbrigarsi. E secondo me questo piano è vuoto. Secondo me questo piano non ci sono grandi quantità di nemici. Gel antibiotico.
C'è però il Reaper, il che vuol dire che te lo devi evitare a tutti i costi. Vabbè, fanculo gli oggetti. Prendiamo solo le casse, che non si sa mai. Ho già però un'idea, se lo dovessimo incontrare. Ok, un nemico normale. Ho già un'idea, ho trovato le scale, perfetto. Ho già un'idea se dovessimo incontrarlo. Andiamo lì dove abbiamo appena trovato la cesta. Si sale sopra, lo facciamo incastrare e scendiamo subito sotto. Perché va bene essere esperti di sto gioco e tutto il resto, ma al momento abbiamo una squadra non per nulla performante contro un mietitore. Zero totale. Ed ecco le scale. Onestamente, andiamocene via. Ma immagino che per intendere resti troppo lungo nello stesso piano, immagino un po' anche come in Persona 5, che basta che resti fermo e lo fai apparire, nel caso tu voglia farmarlo. Persona 4 aveva un sistema un po' strano di far apparire il mietitore. Dovevi farlo apparire ogni 10 ceste, e per riuscire a farlo apparire dovevi farmartela. Dovevi aprire tot ceste, tornare, salvare, andare su un altro piano dove c'era una cesta e sperare che apparisse. La zona è nostra, vuoi mandare qualcuno? Esatto, speravo che non fosse Yukari, onesto, perché se mi capita di dover combattere almeno mi voglio curare. Vabbè, era proprio facile, cacchio. Eravamo dietro l'angolo con la scala, va bene, grazie. Otterremo la mano arcana, scopriamolo subito. Certo che la otteniamo. Direi sì, l'esperienza questo giro. E infatti Fuka sale di livello. Potenzia taglio. Oh, questo sì che è buono. Le carte di potenziamento e amplifica sono sempre ottime da avere. E sono le carte che assolutamente dobbiamo sempre duplicare. Dobbiamo averne sempre almeno una copia. E quella copia la dobbiamo... È davvero pazzesco il modo in cui gestisci così tante persone. In pratica usi quella più adatta alla situazione, così da poter approfittare delle debolezze nemiche. Oh, scusa, stavo pensando ad alta voce. Non c'è problema, puoi pensare tutto quello che vuoi di me. Magaru, altra carta che non abbiamo. Mi serve però Vufula. Cioè, mi serve qualcosa di ghiaccio, è l'unica cosa che non abbiamo. A parte, vabbè, c'è la Mizuru, per carità. Ma ci servirebbe a noi, sai. Dai, ci mancano pochi piani e siamo all'altro piano di confine. Mano dorata, direi di andarla a prendere subito. Quante mani. Oh, a quanto pare le mani sono deboli al vento. Ma non quella dorata, ovviamente. Non importa, non importa. Mano arcana? Sarebbe interessante con tutte queste mani. Niente di eccezionale, però. Vabbè, prendiamo Oberon che non ce l'abbiamo. 2863, buono. Dobbiamo però allenare anche Junpei, cavolo. Schivavento. Buono, perché potrebbe trasformarsi in tutte le sue alterazioni. Purtroppo ancora non ho ben capito come avere la fortuna di far trasformare un'abilità. Però nel momento in cui lo capiremo, se c'è modo di potenziare questa possibilità, cavolo, ne vale tutta la pena. Bravissima che sale di livello. Però stiamo lasciando troppo indietro Junpei, cavolo. Forse se troviamo il coso per fare cambio, tolgo Mizuru. Ecco, esatto. Il prossimo è il piano di confine. Per il momento sembra tutto tranquillo, potete fare una pausa. Così senza boss mi sembra strano, eh. Altre richieste completate. 800 ombre, buono, e otteniamo una soma. Fantastico, la prossima saranno 1000. Mi chiedo se abbiamo fatto abbastanza richieste. In Persona 5 c'era un'abilità utile che non ho mai utilizzato, che se non sbaglio era una delle persone DLC tra l'altro, che praticamente ti dava la possibilità, con uno switch, l'oggetto che utilizzavi non veniva consumato. Quindi in questo caso, se avessimo usato una soma o qualsiasi altro oggetto che ricaricava le varie statistiche o simili, quell'oggetto non veniva consumato. È una strategia che non ho mai utilizzato, perché alla fine mi sono sempre trovato in situazioni ottimali in cui non avevo bisogno. Però se mai rigiocheremo ci devo pensare a quella persona. Ok, risaliamo di sopra. Andiamo, perché secondo me c'è una boss fight. Strano, invece no. E invece no. Piano di confine così a gratis. Un vicolo cieco a quanto pare. Però non possiamo andare oltre. Comunque abbiamo fatto grandi progressi, ottimo lavoro. Tornate quando siete pronti. State a decidere, leader. Prendiamo intanto... Esatto, il vecchio testo 3. Sull'isola verrà avviato un nuovo istituto. Il budget assegnato è altissimo. Mi hanno invitato a fare parte, ma ho dei dubbi. Ho un brutto presentimento su questo progetto. Non lo so. La storia... Vorrei capirla. Vorrei capire cosa sta succedendo più che altro. Perfetto. Allora, la scelta è... Ora, stiamo ancora qui a farmare? Oppure torniamo indietro? Beh, ho usato le chiavi, tanto varrebbe sprecarle, letteralmente.